La venuta della signora in mezzo agli uomini risveglia il senso di fratellanza e unione che avvicina gli uni agli altri. È il contenuto del messaggio augurale degli arcivescovi di Palermo e Catania e dei vescovi di Ragusa e Noto. Regina delle tavole siciliane, alla vigilia di Natale, la tradizione, la natività si festeggia in famiglia e con le prelibatezze siciliane. Oggi è anche l'ultimo giorno per l'accolto ai regali, ai quali non si rinuncia mai, nonostante la crisi economica. Ha ricattato una ragazza con foto osè, è stato arrestato dai carabinieri un 23enne di Fiumefreddo di Sicilia, il quale aveva conosciuto la vittima sui social network, aveva cominciato a minacciarla pretendendo 50 euro per non pubblicare sul web le sue foto. È stato un successo la prima edizione della Festa dello Sport promossa dall'amministrazione comunale di Ragusa, che si è svolta ieri sera al Teatro Tenda. Ospite d'onore il ballerino Stefano De Martino. Buon pomeriggio ancora, bentrovati a questa nuova edizione. In apertura vi parliamo del messaggio augurale degli arcivescovi di Palermo e Catania e dei vescovi delle diocesi di Ragusa e Noto. Al centro del messaggio il significato della natività, la venuta del Signore in mezzo agli uomini risveglia quel senso di fratellanza e unione che avvicina gli uni agli altri, e la scelta di inviare auguri di Natale religiosi sottende al desiderio di ricordare a tutti il significato delle feste. Vediamo adesso uno stralcio degli auguri, il cui messaggio integrale andrà in onda questa sera alle 21.30 su Video Mediterraneo, domani alle 13.50, alle 20 sempre su Video Mediterraneo e alle 15 su Sicilia Sat. Il mondo che viene visitato da Dio è un mondo che Dio ama ed è un mondo che i cristiani dunque debbono amare. Penserei così, ed è questo l'augurio che io voglio fare alla mia Chiesa. Abbiamo accolto la parola di Dio che si fa carne, l'accogliamo ancora, e se la accogliamo è chiaro che noi potremmo anche aiutare ancora il sogno di Dio, potremmo aiutare a realizzare questo mondo così come lo vede Dio, e il mondo che Dio vuole è un mondo che deve essere riscattato dal male. Sono lieto di presentare ai telespettatori di Video Mediterraneo gli auguri più affettuosi per il Santo Natale. Sono momenti che viviamo con particolare gioia anche a livello familiare, quindi desidero raggiungervi come famiglie per presentarvi l'augurio affettuoso di Buon Natale, di buon anno. La gioia che viviamo insieme diffondiamola attorno a noi e arricchiamola con la solidarietà verso tutti. Vorrei rivolgermi a Maria, la madre del Figlio di Dio, la Vergine Santissima, che ha concepito e ha partorito il Figlio di Dio facendolo diventare un uomo tra gli uomini. Affidiamo i pensieri più alti e i sentimenti più belli che lo Spirito ha seminato dentro di noi proprio a Maria, e possa questo Natale portare a tutti e a ciascuno la certezza che siamo preziosi agli occhi di Dio e che in Gesù, il Verbo fatto carne, possiamo attingere ogni bene. A tutti e a ciascuno di voi un caloroso augurio di Buon Natale. Carissimi, buon Natale. Quando noi cristiani cattolici ci auguriamo un buon Natale, intendiamo un Natale santo. E la santità dice, esprime il Natale, perché la santità che cos'è? È la nostra bella e buona umanità che, alla sequela dell'umanità di Gesù, finalmente riesce a fare le cose che Gesù vuole. E che cosa vuole Gesù? È che noi ci impegniamo a favore dei nostri fratelli, specialmente quelli più sofferenti, i poveri, quelli che sono ammalati, quelli che non ce la fanno. I teologi parlano di questo e dicono quelli che vivono nel rovescio della storia, perché non hanno nessuna centralità. Noi ci impegniamo per loro. E così imitiamo Gesù in questa sua umanità che è stata proesistente, esistente
per qualcun altro. Natale all'insegna della tradizione, i ragusani festeggeranno la natività in famiglia. La felicità per la festa è data infatti dalla possibilità di poterla vivere tra le mura domestiche. Ce ne parla Carmela Minardo. Il Natale è una festa resa importante innanzitutto dalla forza della tradizione, la quale, pur nella molteplicità degli aspetti che l'hanno definita nel tempo, poggia su un elemento insostituibile. La casa, la famiglia, il focolare, il clima degli affetti illuminati dagli addobbi e riscaldato dai simboli delle luci e del fuoco. La felicità per la festa è data quindi in gran parte dalla possibilità di poterla vivere in questo contesto di mura domestiche, sia come luogo materiale che come stato d'animo. Natale in famiglia appare l'unico vero Natale. È così per tutti? Con chi trascorre il Natale? In famiglia, signora, con la famiglia, è ovvio questo. Noi tutti gli anni sempre in famiglia. Ma è una scelta perché è una festività importante ed è giusto che, secondo il mio punto di vista, poi ognuno la pensa come crede, ma noi, io sempre con la mia famiglia, sempre, sempre, sempre. Si passerà ovviamente in famiglia il Natale? Ringraziando i miei figli e ringraziando Dio, sì, lo passerò in famiglia il Natale, poi con gli amici, niente di particolare. La tradizione, si fa rispettare la tradizione. Sì, sì, in famiglia, è già da qualche anno che si trascorre in famiglia, poi ovviamente quando ci sono anche i figli che sono un po' grandi, qualcuno che è fuori, che ritorna per il periodo di Natale, quindi diventa ancora più, è più bello trascorrerlo in famiglia, sicuramente. Natale dove si trascorre? Trascorre con chi? A casa, in famiglia. È importante trascorrere con i propri cari questa festa? La tradizione e l'unione della famiglia sicuramente si avverte e danno un senso. Alla fine è quello che rende magico il Natale, cioè stare in famiglia, no, è quello che proprio rende anche la bellezza della festività. Se uno la trascorre con gli amici, già quella festività viene a mancare. Proprio stare con la mamma e il papà è più bello di stare con gli amici. Natale si trascorre con? I tuoi. E quindi sarete in famiglia? Sì. Cenone preparato in casa? No, io vado su, non rimango a Ragusa, quindi altra famiglia. È la notte del 24, la tradizione vuole che si trascorra in famiglia con i propri cari. Regina, dalle tavole siciliani alla vigilia di Natale, la tradizione, seppur con varianti e con rivisitazione, i siciliani non riescono a cambiare più di tanto il menù che poi numerosi parenti e amici troveranno a tavola. E sono veramente invitanti anche le prelibatezze nostrane. Vediamo questo servizio. Nessuno può sottrarsi alla cena e al pranzo di Natale in Sicilia, è un'istituzione vera e propria, un appuntamento di cui le donne di casa cominciano a parlare già un mese prima e forse anche più. Il rito, che si ripete da anni, anzi da secoli, è un viaggio gastronomico che affonda le radici nella storia della cucina siciliana. A Catania il via alla lunga notte, che sembra non finire mai, lo danno le crispelle con ricotta e acciughe e quelle di riso e miele. Le crispelle vanno rigorosamente fritte nel grande padellone con olio, il loro profumo nelle strade, nelle case, è un segno indelebile dell'iconografia olfattiva siciliana. Veniamo al salato, da citare due città, Ragusa e Modica. Le massaie danno vita a due focacce tipiche del cenone della vigilia di Natale, la scaccia e il pastizzo. Siamo andati all'azienda agricola Covato di Modica per vedere cosa cuoce nel forno. Noi stiamo realizzando le mezzalune di patate e salsiccia come si fanno ogni anno a Natale e poi prepariamo pure le boccatelle di patate e baccalà e quelle di zucca e salsiccia. E come ogni anno prepariamo pure il pasticcio di broccoli, facciamo pure quelli di bietola. Insomma, non tralasciamo mai le nostre tradizioni. Per l'occasione i Covato hanno ideato una scaccia nuova, il nome dice tutto, chilometro zero. È fatta con i prodotti tutti del nostro territorio, cioè dire a partire dalla pasta, che è la pasta di grano duro di Russello, macinata a pietra, e poi mettiamo la cipolla, il pomodorino, l'origano, il basilico, il formaggio grattugiato, soprattutto il caciocavallo, deve essere il caciocavallo grattugiato e il buon olio extravergine d'oliva delle nostre zone. La tradizione è rispettata anche in riferimento ai dolcetti da mangiare mentre si gioca a carte.
Questi qui sono i mliddi, è un dolce antico che facevano le nostre nonne con la pasta del pane. Mettevano un pochino di zucchero, un po' di vino e questo era il nostro dolce per Natale. Oppure facevano i mustazzola con il miele, mandorle e buccia d'arancia. Natale dunque veramente alle porte ed è iniziata la corsa ai regali ai quali non si rinuncia mai nonostante le difficoltà economiche, così come negli ultimi anni si acquista soprattutto oggetti, si acquistano gli oggetti più utili. Vediamo. Natale fa rima anche con regali e anche questo aspetto di quella che di fatto è la più importante festa dell'anno affonda le radici nella tradizione. Lo scambio di doni era già nei Saturnali, la festa in onore del dio dell'agricoltura che si celebrava nel solstizio d'inverno e a cui il Natale si richiama con i simboli della luce, del fuoco, della stagione del prodotto e del ceppo d'albero che si introduceva e si faceva ardere in casa. Oggi lo scambio di doni non è il solo motivo che spinge agli acquisti. Si spende anche per i consumi della festa, dal cenone ai divertimenti e questo è l'aspetto commerciale della ricorrenza. Quest'anno, come precedenti, condizionato dalla crisi e dal minor reddito disponibile nelle fasce sociali medio-basse, anche se nessuno ha voluto far mancare a casa un segno della festa, magari con qualche rinuncia. Quest'anno niente regali per Natale? Niente, niente. Niente regali quest'anno? Un po' di austerità, quindi giustamente, no? non c'è quell'entusiasmo, giustamente. Si pensa solo ai bambini? Sì, sì, normalmente. I grandi possiamo farne a meno. I regali già tutti presi? No, veramente ancora non ho avuto tempo di acquistare nulla. Comprato i regali? Qualcosina. A me ha comprato una palette della Bellogi con tanti trucchi. Solo per i bambini i regali o anche per gli adulti? Solo per i bambini. Soldi, non ci sono tanti, perciò facciamo poco. Ha le idee chiare su cosa regalare? Beh sì, più o meno, più che altro quello che serve, cose utili che possono... Insomma, servire più che cose frivole. Ai familiari, qualche amica, insomma, non ci allarghiamo troppo, un po' più ristretta la cosa ultimamente. Ha già le idee chiare su cosa regalare? Sì, quello che vuole lei, decide la bimba. Quest'anno niente regali? Che? È questione di situazioni complesse che purtroppo... Non ti incoraggiano a fare regali. A chi si pensa? A tutti, familiari, amici, tutti. Hai già fatto i regali di Natale? No, purtroppo ancora no. Hai già le idee chiare su cosa comprare? Sinceramente no. Sarebbe meglio risparmiare, però va bene. Un gioiellino, vestito, qualche cosa varia. Ma comunque non si rinuncia a fare regali anche in tempi di crisi? E come si fa a rinunciare ai regali? Qualche profumo, qualche gioiello di poco costo, niente, gioiello, bijou più che altro che gioiello. In tempi di crisi cosa si compra? Abbigliamento soprattutto, cose utili, io almeno questo, sia per mia moglie, per i miei figli, almeno questo. E sotto l'albero di Natale non mancheranno certamente regali per i più piccoli ogni anno e durante la corsa alla caccia regali, dunque non manca la visita in un negozio di giocattoli. Sentiamo Marco Scavino. Sotto l'albero di Natale non possono mancare i giochi che Babbo Natale porterà ai più piccini. Anche quest'anno la certezza sul Natale c'è. Ad avere la meglio in riferimento ai regali sono sempre loro, i bambini. Da cosa sta comprando e per chi soprattutto? Qualche regalino. Per i nipoti. Questo. Cosa comprerà? Questo. Ma volevo prendere qualcosa di Barbie. Più o meno su che cosa siete orientati, su cose utili, magari giochi per le abilità oppure classici giochini? Classici giochini per lui. Per i nipotini, un pensierino per Natale, giusto per i bambini che sentono in particolar modo per il Natale, Lego, macchinine, trenini,
più o meno queste cose, bamboline per le nipotine. Non passa, insomma, i giocattoli storici non passano mai di moda. No, no, assolutamente no. Ormai macchinine, quello non ci piace, invece le cose istruttive penso che sono più efficaci per i bambini. Regalo per mio nipote e per mio figlio. Su che cosa è orientato di più? Giocattoli per ora, che ora i parenti regaleranno vestitini, io approfitto per fare due giochi. In crescita gli acquisti di tablet e smartphone anche per i più piccoli. Molte aziende del settore dei giocattoli hanno deciso di potenziare l'offerta creando appositi apparecchi elettronici utilizzabili dai piccoli. Un settore, quello dei giocattoli, che propone tante novità, anche se a comandare sono sempre quelli storici. Grande richiesta sempre per quanto riguarda sia il maschile, ma ci stiamo aggiungendo anche un angolino di femminile, la Lego al primo posto. Per seguire sempre poi molta vendita di supereroi Marvel, la classica Barbie che va sempre benissimo, e poi dobbiamo aggiungere tutto quello che è del mondo dell'elettronica, da tablet a telefonini vari. La novità assoluta quindi del 2016 qual è? Non c'è mai una novità che colpisce tutti nello stesso modo. Si vendono sempre alla grande nel periodo natalizio, sempre i giochi di società. Tutti aspettiamo questo momento per regalare o regalarci un bel gioco per trascorrere ore contente in famiglia. E i regali, si sa, sono destinati certamente ai nostri cari. Un dato che fa sorridere e che è davvero interessante è che quando si parla di affetti a cui destinare i regali non si guarda se questi abbiano due o quattro piedi. Qualcuno potrebbe non crederci, eppure in realtà i regali per i nostri amici a quattro zampe sono sempre più in crescita. Che sia il classico osso di gomma, una pallina, un giochino dalle forme più svariate, un regalo sotto l'albero per gli amici animali pare non manchi mai nelle case. Si ha questa voglia di fare il regalo al nostro amico pelosetto, anche perché poi ci si diverte a vedere come il cane può scartare il regalo che gli abbiamo fatto, e quindi diventa un momento di ulteriore rafforzamento di affetto e un momento ludico, un momento divertente. Per cui è vero che i regali sotto l'albero sono previsti anche per i nostri amici a quattro zampe, che li meritano tutti. Ci sono anche molte novità nel settore degli animali, dagli oramai noti e gettonatissimi vestitini, cappotti ai giochi di abilità, come lo spara crocchette che mette alla prova il cane nella ricerca del biscotto. Molto spesso però a finire sotto l'albero sono proprio i cuccioli, ma attenzione che non siano paragonati ad un oggetto. Il cane può essere un regalo se desiderato e se si ha la consapevolezza che colui o coloro che lo riceveranno saranno in grado di garantire al cucciolo una vita caratterizzata da attenzioni e cure. Perché gli animali non sono un gioco. Si può regalare il cucciolo, ma regalarlo in sostituzione di un oggetto siamo su una strada completamente sbagliata, per cui questo bisogna mai, infatti, ma anche noi in questo senso facciamo facciamo anche tante informazioni in merito, perché se viene qualcuno dicendoci io voglio regalare al mio nipotino o a mio figlio il cucciolo perché da tanto che me lo chiedo, perché sa, lo vede agli altri, non è una cosa che si può fare con così tanta superficialità. Regalare un cane va bene, regalare un gatto va bene, ma solo se siamo certi che dall'altra parte c'è la consapevolezza di poter ricevere questo regalo. Adesso lasciamo la pagina dedicata al Natale, apriamo quella di Cronaca, perché ha ricattato una ragazza con foto osè. È stato arrestato dai carabinieri un 23enne di Fiume Freddo di Sicilia nel Catanese, il quale aveva conosciuto la vittima su una piattaforma social, aveva cominciato poi anche a minacciarla pretendendo 50 euro per non pubblicare sul web le foto della ragazza. Sentiamo. Ha conosciuto un ragazzo su un social network, gli ha inviato le sue foto intime e quando ha smesso di farlo lui l'ha ricattata pretendendo del denaro 50 euro pena la pubblicazione delle foto sul web. La vittima è una studentessa di 19 anni che si è presentata dai carabinieri di Zafferana Etnea per denunciare il ricatto che stava subendo. Ha raccontato di avere conosciuto tramite una piattaforma social un ragazzo, un 23enne di Fiume Freddo di Sicilia,
Cecilia, con il quale per alcuni mesi ha intrattenuto delle conversazioni amichevoli che, con il passare del tempo, si sono fatte sempre più confidenziali fino allo scambio di foto intime. Un gioco rivelatosi ingestibile per la vittima dal momento che ha deciso di interromperlo. Il ragazzo ha quindi iniziato a minacciarla. Il giovane è stato incastrato dalla vittima e dai militari dell'arma con un piano strategico. La vittima ha invitato l'amico social nella propria abitazione per consegnare la somma concordata. Lui si è presentato, ha incassato il denaro, ma non si è accorto che in casa si erano nascosti i carabinieri, che sono apparsi davanti al giovane cogliendolo in flagranza di reato con la banconota in tasca e il cellulare, con in memoria i fotogrammi oggetto del ricatto. Il 23enne è stato arrestato per estorsione. Il caso è di pregnante attualità, perché spesso ci si fida di tutti e soprattutto delle persone che non si conoscono bene. Inviare foto o video in situazioni intime è rischioso e il consiglio per non incappare in situazioni spiacevoli come questa è evitare di farlo. Sono arrivati a Pozzallo 112 migranti soccorsi ieri pomeriggio durante le ordinarie operazioni di salvataggio sul canale di Sicilia. Stavano rischiando di perdere la vita a causa delle condizioni precarie del gommone su cui viaggiavano con loro anche 20 minori non accompagnati. Lunghi giorni di viaggio su un gommone in 112, sono arrivati sani e salvi al porto di Pozzallo questa mattina con la nave Aquarius, il guardapesca di 77 metri di SOS Mediterraneo che può ospitare fino a 500 persone. Lo scafista ha lanciato la segnalazione con richiesta d'aiuto ieri pomeriggio tramite telefono satellitare. La nave li ha soccorsi in tempo perché gli immigrati rischiavano di annegare, considerate le precarie condizioni dell'imbarcazione. Nel gommone erano stipati circa 15 donne, 20 minori non accompagnati e il resto uomini, provenienti dall'Africa subsahariana, Mali, Niger, Somalia. Tra loro solo qualche caso di ipotermia, tutti gli altri stanno bene. Sono stati accolti questa mattina alle 11 dal personale della Guardia Costiera, del medico marittimo che li ha già visitati e dai volontari. Dopo la visita medica sono stati ospitati nell'hotspot per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento e per iniziare le escursioni dei testimoni al fine di risalire all'identità degli scafisti. 417 migranti soccorsi in quattro distinte operazioni nel Mediterraneo mentre erano a bordo di altrettanti gommoni sono giunti invece stamani nel porto commerciale di Augusta a bordo della nave militare britannica Eco. Tra i migranti sbarcati anche una donna proveniente dalla Guinea e la figlia Harriet nata su un gommone 7 giorni fa. Entrambe stanno bene. Le Guardie Nazionali per la Vigilanza Ittica Ambientale e Venatoria Zoofila della provincia di Ragusa hanno rinvenuto rifiuti speciali e materiale pericoloso abbandonati sulle strade provinciali 25 e 80 nella zona del castello di Dona Fugata in territorio di Ragusa. La EZA è stata delegata per il controllo della vigilanza ambientale sul territorio ibleo dall'assessore all'ambiente del comune di Ragusa Antonio Zanotto. Sul posto la vicepresidente nazionale Silvia Firrincelli, il presidente provinciale Gianni Iacono, i quali hanno segnalato l'abbandono illecito dei rifiuti al comune, un'azione ben radicata sul territorio ragusano, ma che continuerà a livello nazionale, ha garantito il presidente nazionale Peppe Nitto, al fine di fare bonificare le aree divenute discariche abusive a cielo aperto. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Ancora ben trovati in studio. È diventato un giallo la disattivazione del servizio di telefonia della Protezione Civile di Modica. Se da una parte i documenti parlano di gravi inadempienze, di impossibilità nell'utilizzare i numeri di telefono, la realtà dei fatti sarebbe un'altra. Le linee, secondo quanto dichiara il sindaco di Modica, funzionano. Il problema è che a smentire le dichiarazioni del primo cittadino sono le note inoltrate da lui stesso alla prefettura. Sentiamo tutti i dettagli in questo servizio. Il 18 ottobre 2016 il responsabile del settore della protezione civile del comune di Modica, Vincenzo Terranova, scrive una lettera destinata tra gli altri al sindaco di Modica, Ignazio Abate, comunicandogli che tutti i telefoni di protezione civile non funzionano, come si evince dall'oggetto, disattivazione linee telefoniche, sala operativa protezione civile.
Due giorni dopo, Terranova invia una nuova lettera, questa volta alla prefettura e a Telecom Italia, con oggetto disattivazione utenze telefoniche a servizio COC e COM. Il sindaco, a distanza di 6 giorni dalla prima nota, esorta la prefetta Librizzi ad intervenire, in quanto questi numeri disattivati, 6 giorni prima, sono quelli della Protezione Civile e il mancato funzionamento in riferimento ad una probabile o possibile calamità sarebbe stato gravissimo. Il 15 novembre, però, il dirigente del settore che si occupa anche della telefonia comunica che mancano i fondi e il relativo capitolo di spesa nel bilancio in riferimento al pagamento dei costi di telefonia. Appena 3 giorni dopo interviene la prefetta Maria Carmela Librizzi, chiarendo che ha contattato Telecom Italia e chiede al sindaco di essere aggiornata sulla vicenda. Questo in sostanza quanto raccontano gli atti che sono stati oggetto di denuncia ieri da parte della capogruppo del Partito Democratico Ivana Castello. Oggi il sindaco però dice che in realtà si tratta di un inspiegabile guasto a tutti i telefoni. Sarebbe stato dunque proprio questo guasto a far scattare la polemica per il primo cittadino, che sostiene che le linee funzionano e che la Protezione Civile non è isolata. Il dirigente del settore sottolinea che solo 3 linee su 9 non funzionano e non si sa per quale motivo. Il numero da contattare in caso di necessità, fanno sapere da Palazzo Azzasi, è lo 0932 456292, che noi abbiamo chiamato per prova, in effetti funziona, ma nessuno ha risposto. Fanno sapere da Palazzo Azzasi perché gli uffici oggi sono chiusi. Dunque, a questo punto, appare inspiegabile il coinvolgimento per mesi della prefettura di Ragusa in questa vicenda, che prima si presenta gravissima, stando agli atti, e oggi invece viene sminuita telefonicamente. Il Palazzo di Governo, stando agli atti, chiede di essere aggiornato, ma allo stesso tempo da Palazzo San Domenico dicono che è tutto risolto, tutto funzionante, ma gli atti che hanno prodotto nel corso del tempo parlano di altro. Parlano di necessità, di urgenza, di rischio. A questo punto potrebbe essere lecito pensare che è stato totalmente dimenticato da parte di Palazzo San Domenico comunicare questi sviluppi alla prefettura di Ragusa e agli uffici di competenza, che ancora sono convinti che a Modica si stia registrando questo disservizio. Si rafforza la sinergia tra l'assessorato regionale al turismo e le Proloco siciliane. È stato presentato ieri il nuovo decreto assessoriale di Anthony Barbagallo, l'assessore regionale Anthony Barbagallo, che ha detto: riorganizziamo le Proloco per dare ancora più forza al turismo siciliano. Soddisfatto il presidente nazionale della Proloco, secondo il quale il decreto accoglie le istanze ed è un'occasione importante. Ce ne parla Catiuscia Carpentieri. Si rafforza la sinergia fra l'assessorato regionale al turismo e le Proloco siciliane grazie al nuovo decreto sulla disciplina delle Proloco firmato di recente dall'assessore regionale al turismo Anthony Barbagallo e che nei prossimi giorni sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. I contenuti del provvedimento sono stati presentati a Catania dall'assessore Barbagallo alla presenza del presidente nazionale delle Proloco Antonino Laspina e della responsabile del servizio turistico regionale di Catania Francesca Paola Gargano. Gli ultimi dati dell'anno, ha detto Barbagallo, ci confortano ulteriormente sulla crescita del turismo in Sicilia. Il merito di tali risultati va attribuito a tutti gli operatori del settore. È una Sicilia che cresce più del resto d'Italia e a farla da padrone in questa crescita, se analizziamo i dati, sono il turismo e l'agricoltura. E nel turismo, come dire, siamo stati protagonisti di questa crescita, ma è una crescita che dobbiamo strutturare sempre di più nel tempo e negli anni. E da questo punto di vista tutti i partner dell'assessorato, dalle strutture ricettive alle strutture alberghiere e perché no anche ai comuni, alle Proloco, sono tutti chiamati a dare un contributo per strutturare sempre più il turismo in Sicilia e l'immagine della Sicilia nel mondo. Fra le novità introdotte anche l'assunzione del principio della valenza turistica dei territori che consentirà il riconoscimento delle Proloco ove esistano frazioni riconosciute, geograficamente disgiunte e fortemente caratterizzate sotto il profilo turistico. In questi casi potranno essere riconosciute anche più associazioni turistiche Proloco nello stesso comune.
Il decreto rappresenta un'importante occasione perché accoglie le istanze proposte, eliminando le criticità che rallentavano la nostra azione, ha affermato il presidente delle Proloco d'Italia, Antonino La Spina. Il nuovo decreto che revisiona un po' quello precedente, accogliendo le nostre istanze e andando a sistemare le varie criticità che tanto stavano creando problemi a tutto il sistema delle Proloco. In questo senso stiamo lavorando in sinergia con l'assessorato sia per quanto riguarda l'attivazione ufficiale dei punti AT, già sono stati riconosciuti 60 punti, e sia per quanto riguarda un po' tutta la programmazione dei vari eventi che vogliamo realizzare insieme all'assessorato. È stata un successo la prima edizione della Festa dello Sport promossa dall'amministrazione comunale di Ragusa, che si è svolta ieri sera al Teatro Tenda. Ospite d'eccezione il ballerino Stefano De Martino. Lo sport in festa a Ragusa. Oltre 700 tra atleti, dirigenti e allenatori si sono ritrovati al Teatro Tenda per la prima edizione della Festa dello Sport promossa dall'amministrazione comunale. Tutte le 65 società sportive non che operano nella città capoluogo sono state premiate. Tra i premiati anche i campioni dello sport che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale, come il ciclista Damiano Caruso. Guest star della kermesse il ballerino Stefano De Martino, reduce dalla trasmissione televisiva Selfie. Quando c'è del talento, prima o poi l'occasione si presenta sempre. Bisogna essere sempre svegli e consapevoli piuttosto di quelli che sono i propri limiti e i propri punti di forza. Quindi quello che consiglio è farsi un'autoanalisi e capire quali sono veramente i propri potenziali. Io mi sono avvicinato alla danza, ho capito che poteva essere una cosa che mi potesse venire bene, insomma, in cui potevo riuscire, e quindi mi sono dedicato. Se magari se avessi avuto la percezione che quella cosa che non era fatta per me, insomma, avrei mollato e avrei provato altre cose. Qual è la cosa più bella che ti è capitata nella vita? La nascita di mio figlio, assolutamente. È un evento capovolgente, credo che per ogni genitore sia l'evento per eccellenza nella vita. L'augurio che voglio fare a questa città è di riuscire a tenere tutti i giovani ancora qui, insomma, perché sappiamo benissimo che molte città, soprattutto del sud Italia, si svuotano perché magari anche i miei coetanei vanno a cercare fortuna altrove. Io invece auguro a tutti i ragusani di poter realizzare i propri sogni a casa loro. Soddisfatto il sindaco Federico Piccitto e il suo vice Massimo Iannucci per la riuscita della kermesse, un'occasione anche per lo scambio degli auguri natalizi. Ho voluto fare questo riconoscimento a tutte le associazioni sportive della città di Ragusa, perché da qualche anno già le società stanno crescendo, i vivai di ragazzini, ci sono tante realtà che si stanno impegnando nel sociale, nello sport, nella città di Ragusa. E quindi abbiamo pensato, ci è sembrato giusto fare questa prima edizione premiando, diciamo, con l'amministrazione l'impegno profuso da tutti i presidenti, da tutti gli istruttori che giornalmente hanno a che fare con i nostri bambini poi. Da domani prendono il via in provincia di Ragusa i presepi viventi. Ad Ispica la sacra rappresentazione, come ogni anno, avverrà nel Parco Forza nei giorni di domani, è 26 dicembre, e ancora il 1, il 6 e il 7 gennaio, dalle 16.30 alle 20.30. A Palazzolo Acreide, presepe vivente nel quartiere San Michele domani, il 26 dicembre, e ancora il 1 e il 6 gennaio dalle 17 alle 20.30. A Monte Rosso Almo nel quartiere Matrice la 32esima edizione del presepe premiato come il migliore in Sicilia domani, e poi il 1, il 6 e il 7 gennaio e anche l'8 alle 17.30 con partenza del corteo da Piazza San Giovanni a Monte Rosso Almo. E poi ancora a Pozzallo, organizzato dalla parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, rievocazione sacra del mistero di Natale domani, il 3 e il 6 gennaio, dalle 17.30 alle 21.30 nella chiesa Maria Madre della Fiducia. Natale anche a Quartarella, Modica, organizzato dalla parrocchia del Santissimo Redentore. Domani alle 20 sarà inaugurato il presepe grandezza naturale, che potrà essere visitato fino all'8 gennaio. Lunedì alle 18.30, inaugurazione della prima personale
di Francesca Carpentieri, allestita a Palazzo Deleva a Modica. È sempre lunedì, giorno di Santo Stefano, dalle 19.30 nella chiesa di San Pietro a Modica, concerto del coro polifonico Claudio Monteverdi, diretto dal maestro Orazio Baglieri, accompagnato all'organo dal maestro Giorgio Cannizzaro. Con questa notizia è davvero tutto. Da parte mia e di tutto il gruppo editoriale Video Radio Mediterraneo, gli auguri di un sereno Natale. MTG torna questa sera alle 20.30. Ancora buona giornata.